Buongiorno, ritorniamo sull'argomento già trattato circa un mese fa. Se ricordate, abbiamo parlato di assegno unico che dal 1 marzo sostituisce gli assegni nucleo familiare per i figli e anche la questione delle detrazioni dei figli a carico. Ne abbiamo parlato già abbastanza in modo dettagliato, ma è bene ora, visto che siamo proprio nel momento in cui moltissimi stanno presentando la domanda all'INPS, andare a rispolverare un momento la questione. Allora, da quando si poteva chiedere l'assegno unico? Dal 1 gennaio 2022 possiamo presentare le domande, ma attenzione che comunque la decorrenza era 1 marzo. E, diciamo che anche chi lo fa per esempio a maggio o giugno, entro il 30 di giugno 2022, non perde l'assegno unico perché ha diritto agli arretrati a partire dal 1 marzo. Alcune domande che mi pongono spesso, anche qualche radioascoltatore mi ha chiamato recentemente e mi dice: ma l'ISE è obbligatorio? No, non è obbligatorio, però certamente avendo ISE, abbiamo visto i limiti piuttosto bassi o comunque fino a 40.000 euro, ci sono delle maggiorazioni, ma comunque chi per vari motivi non vuole presentare l'ISE certamente avrà l'importo minimo, quindi sostanzialmente avrà più basso male di quello che gli spetta. Può sempre integrarlo dopo. Faccio la domanda oggi senza ISE, mi viene riconosciuto l'importo minimo, poi se presento l'ISE entro 30 giugno 2022 spetteranno gli eventuali arretrati dovuti alle maggiorazioni che non avevo utilizzato precedentemente. L'assegno unico concorre alla formazione del reddito imponibile, cioè va dichiarato? No, l'importo dell'assegno unico non concorre alla formazione del reddito e finire, è esente da tassazione. Quando verrà pagato l'assegno unico? Per le domande presentate a gennaio e febbraio, i pagamenti cominceranno a essere pagati quindi già dalla seconda metà di marzo. Per le domande presentate il 1 marzo in poi, il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Quindi per le domande che vengono fatte ora a marzo, il pagamento sarà aprile con l'arretrato di marzo. Per chi presenta la domanda entro giugno 2022, i pagamenti avranno decorrenza per le mensilità appunto arretrate dal mese di marzo. Si può richiedere l'assegno unico se si è in gravidanza. Per i nuovi nati l'assegno unico decorre dal 7° mese di gravidanza. La domanda va presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di assegno saranno pagati anche gli arretrati a partire dal 7° mese, appunto, come dicevo, di gravidanza. Quali prestazioni verranno sostituite dall'assegno unico? Bene, attenzione, l'assegno natalità, gli assegni familiari, le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni e anche il premio alla nascita, che sarebbe il bonus mamma domani, vengono sostituiti. Rimarranno invece in vigore la maternità comunale e il bonus nido, questi non sono incompatibili con l'assegno unico. E ancora qualche quesito. Dal 1 gennaio un ascoltatore mi chiede: non percepirò più le detrazioni degli assegni familiari? No, fino al 1 marzo 2022 rimane tutto uguale, diciamo, perché parte dal 1 gennaio 2022 appunto l'assegno unico. Chi ha fatto domanda per assegno temporaneo non lo percepirà più da gennaio? No, lo percepirà ancora per gennaio e febbraio, non lo perceverà più dal 1 gennaio 2022, dal 1 marzo, chiedo scusa, 2022, in quanto assegno unico. Assegno unico perché? Perché spetta a tutti. Siamo abituati che i assegni familiari spettavano solo ai lavoratori dipendenti, attenzione invece, l'assegno unico spetta a chiunque, disoccupato, lavoratore autonomo, lavoratore dipendente. Ecco, con questo termino il mio appuntamento, magari la prossima settimana andiamo ancora a vedere altri quesiti sull'assegno unico, perché ce ne sono tanti e sono sicuramente interessanti di comune interesse generale. Ciao a tutti!